1 dalla fine. Acqua e sapone, livida di rabbia dopo il beffardo ingiusto KO partito a Catania. I nerazzurri si sentono ancora defraudati. L'autogol che ha deciso il match è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rete in un primo momento annullata dall'arbitro Borgo di Schio perché realizzata a tempo scaduto. In pochi attimi però il ribaltone. Il cronometrista Brischetto di Aci Reale annulla la decisione assunta dal direttore di gara, regalando così una vittoria preziosa e importante alla squadra di casa. La ferita della gara di ritorno dei quarti è ancora aperta, ma al tempo stesso è inutile, controproducente rimuginare. Questa sera alle 20, diretta su Rete 8 Sport, l'Acqua e Sapone si giocherà in gara 3 l'accesso alle semifinali scudetto al Palla Rigopiano. Rabbia da trasformare in energia positiva. Testa, cuore e gambe, due risultati su tre a disposizione. In caso di parità, niente supplementari. Passerebbe l'Acqua e Sapone in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare. In tal caso, in semifinale, il team di Scarpitti sfiderebbe la vincente del match Camedo Son, Sandro Abate Avellino.